Benvenuti ad un viaggio straordinario nel cuore di un esperimento sociale avvincente. Universo 25. Oggi esploreremo un mondo chiuso, una realtà simulata e le conseguenze sorprendenti che si sono manifestate all'interno di questo microcosmo. Si tratta di un esperimento unico nel suo genere, capace di gettare luce su aspetti intricati del comportamento sociale di una colonia di topi, che riflette esattamente ciò che potrebbe succedere al nostro modello sociale. Scopriremo cosa è successo quando la popolazione dei topi ha raggiunto il suo apice. Scopriremo come certe dinamiche sociali hanno portato a comportamenti raccapriccianti, degni dei migliori film catastrofici. Preparatevi quindi ad un'immersione in questa incredibile esplorazione di Universo 25, dove le linee tra realtà e simulazione si sfumano e le implicazioni per la nostra comprensione dei modelli comportamentali sono tanto stupefacenti quanto molto preoccupanti. Nel lontano 9 luglio del 1968, nel cuore del National Institute of Health di Bethesda, nel Maryland, uno scienziato visionario varcava la soglia di un esperimento destinato a deflagrare nei meandri della nostra comprensione sociale. Il nome di questo alchimista di laboratorio era John Calhoun, un etologo, che con occhio scrutatore poneva 8 topi bianchi all'interno di un recinto quadrato, largo 2,7 metri e con pareti alte 1,3 metri, dando inizio a una narrazione scientifica che echeggia ancora oggi. L'esperimento si chiamava Universo 25. Immagina un mondo in cui la popolazione cresce inesorabilmente, dove l'abbondanza apparente si trasforma in palcoscenico di una tragedia inevitabile. L'Universo 25, un luogo aperto e paradisiaco agli occhi dei topi che all'inizio lo popolarono, divenne il teatro di un'epopea inquietante sulla sovrappopolazione e sulle macabre conseguenze sociali. In questo spazio orizzontale libero, con nicchie disposte nei muri verticali, Calhoun progettò un ambiente che sembrava un paradiso per topi. Nessun pericolo, nessun predatore, massimo comfort e cibo in abbondanza. Ma nessuno poteva immaginare che ben presto questo paradiso si trasformò in un inferno di proporzioni sconcertanti. L'inizio fu promettente. Dopo un adattamento iniziale di circa 3 mesi, la popolazione dei topi iniziò a crescere in modo esplosivo. Raddoppiava ogni 2 mesi, passando da 20 a 40, poi a 80 e così via. La curva di crescita, inizialmente vertiginosa, raggiunse il suo apice nell'agosto del 1969, quando la popolazione toccò le 620 unità. L'Universo 25 sembrava prosperare in abbondanza, ma c'è un punto di svolta. Dopo un certo periodo, le dinamiche cambiano drasticamente. I topi, superando i ruoli sociali disponibili, iniziarono a manifestare comportamenti al limite dell'orrore. Maschi attaccavano femmine e neonati, altri diventavano predatori sessuali indiscriminati. Le femmine, minacciate dai maschi, si rifugiavano nei nidi più alti, portando con sé la prole, ma che difficilmente riuscivano a difendere. Si registrarono casi di cannibalismo, nonostante ci fosse abbondanza di cibo. In alcune zone di Universo 25, il tasso di mortalità raggiunse un drammatico 96%. Alcuni topi, chiamati i belli, ignoravano la violenza che li circondava, dedicandosi solo a mangiare e lisciarsi il pelo. Ma anche questa apparente tranquillità fu effimera. La violenza, il pansessualismo e il cannibalismo fecero collassare l'utopico Universo 25. L'ambiente, privo di ruoli sociali da assegnare, crollò sotto il peso della sovrappopolazione, autodistruggendosi.
Il giorno 600 segnò l'inizio del declino irreversibile. La popolazione, una volta in crescita esponenziale, iniziò a diminuire. L'ultima nascita risale al giorno 920, il primo marzo del 1970. L'esperimento si concluse nel 1973 con la società dei topi completamente estinta. Calhoun, nel suo trattato Death Squared, The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population, narrò la sua esperienza usando citazioni dell'Apocalisse con l'obiettivo di sottolineare ed enfatizzare l'atmosfera apocalittica che aveva pervaso l'universo 25. I topi venivano chiamati con nomi umani, come ad esempio i belli o i bevitori sociali, mentre il fallimento della società venne nominato la fogna del comportamento. Mentre ti immergi in questa storia, considera quanto il nostro stesso ambiente, le nostre risorse, possano essere minacciate dalla crescita incontrollata. E mentre guardi questo video, rifletti sulle parole di Calhoun. Non importa quanto sofisticato l'uomo creda di essere, una volta che il numero di individui in grado di ricoprire un ruolo sociale supera largamente il numero di ruoli disponibili, la conseguenza è la distruzione dell'organizzazione sociale. Infine, ti lascio un ultimo dato su cui riflettere. L'esperimento è stato riprodotto 25 volte e per 25 volte è stato ottenuto lo stesso tragico risultato. Ti faccio una domanda. Secondo te, cosa penserebbe Calhoun se ci vedesse oggi, dopo la pandemia, dopo il distanziamento sociale, dopo aver osservato molti dei nostri comportamenti? Forse penserebbe che anche noi siamo sulla buona strada per autoannientarci? Abbiamo ancora qualche possibilità? O forse no? Scrivilo nei commenti e dammi il tuo parere. Naturalmente, dopo aver lasciato un bel pollice in su, se il video ti è piaciuto, e dopo esserti iscritto al canale se ancora non l'hai fatto. Ti aspetto nei commenti. Alla prossima, con un'altra entusiasmante storia che ti farà esclamare: non ci posso credere!